La famosa maglia Green Pass era. Questa è maglia storica, la ricordo quando si felice che ora ci sei. Rimani nella storia adesso, sì, anche per i successi probabilmente in ciclismo, però. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, vi ho riportato i due ospiti, ho visto che vi sono piaciuti tanto. Approfittiamo oggi del Cycling Star Criterium a Pieve di Soligo per parlare di come è andata questo Giro d'Italia, tutte le 3 settimane. Avevamo visto la prima settimana assieme, ma adesso commentiamo assieme tutto quello che è successo. Facciamo i pagelloni di tutto il giro e poi vediamo cosa succede in questo Cycling Star Criterium. Siamo tornati? Periodo di scrutini, diamo anche noi le pagelle. È il nostro momento. Bene. Vai, Grondin, cosa ne pensate? Beh, Grondin... Partiamo subito col Partiamo col forte. Grondin, l'abbiamo detto, era un nome non noto ai più e ha fatto top 10 a Roma, quindi non una volata qualsiasi. Ma io sì, poco da dire su Grondin, non l'ho mai visto in vita mia, quindi... Vabbè, dai, comunque. No, noi l'abbiamo visto. Abbiamo era visto. Sperso completamente nell'alpago cercando il foglio firme. E, insomma, quindi c'era. Comunque parliamo di Grondin 2022, campione del mondo dell'americana assieme a Benjamin Thomas. Vabbè, un'altra specialità, però. Comunque, top 10 oggi. Lo troviamo dopo Benjamin Thomas. Andiamo a chiedergli. Benjamin Thomas, esatto, dopo li chiediamo. Vediamo come se sta Grondin, se ci dà il numero, almeno non so, lo portiamo in diretta con noi, Grondin. Sarebbe la star del momento. Proviamo, aiutateci. E arriverà poi anche il suo mentore nel nostro gruppo, che l'ha scoperto lui, quindi esatto, poi lo troveremo. Dopo vediamo cosa ci racconta. Quindi noi abbiamo iniziato il pagellone con Grondin, quindi insomma sembra che il Giro d'Italia non sia successo nulla. E invece io ho un top che non vi aspettate, nessuno direbbe. Secondo me ha fatto bene Tadej Pogacar. Sì. Non so cosa fate voi. Ma io l'ho visto tranquillo, sereno, dar mani ai bambini, borracce, sembrava proprio... Io ho saputo che si stava preparando per il sì, non ha dato al massimo, sembrava proprio in allenamento, insomma, però comunque toglierlo dai top mi sembra fargli un dispetto, ecco. Diciamo che potremmo fare un capitolo su Tadej Pogacar. No, esatto. Ha fatto un gran giro, il giro più bello, insomma, degli ultimi anni. Il problema è stato che dopo Pogacar, dalla seconda posizione in poi, è stata più una gara d'eliminazione, non abbiamo visto qualcosa di bello. Qualcuno che provava, a parte O'Connor, che avevamo nominato dopo la prima settimana, che ha provato ad andarci dietro, però per il resto una mezza eliminazione è stato. La vera differenza alla fine, per quanto riguarda i tempi, l'ha fatta la cronometro più che le tappe in montagna, e questo dice molto su quello che è stato un po' l'immobilismo generale degli altri, dei non Pogacar. Ha dato belle impressioni personalmente Dani Martinez, sembrava quello che ne aveva di più tra gli altri, e meritatamente è arrivato secondo, il primo degli umani, e poi in salita è andato molto molto forte. Giulio Pellizzari che ci sta aspettando, con lo spritz in mano, io andrei a fare un giro anche dopo da Giulio. Esatto. Togliendo i tempi del cronometro, mi pare terzo sarebbe stato Rubio, che ha preso tipo 8 minuti nel totale, quindi è un altro, i due colombiani, diciamo. A me Rubio ha fatto molto ridere a cronometro. Sì, ma senza la cronometro, no, diciamo poverino. Che comunque sono stati, comunque settimo in classifica, e insieme a Dani i migliori in salita, probabilmente. Diciamo che Rubio è andato, vabbè, a cronometro, poverino, no, non è la sua, cioè si vedeva. Lo si sapeva. Però in salita me lo aspettavo un po' più forte. Nei momenti in cui partivano gli altri, vabbè, Pogacar lasciamolo stare perché fa una classifica a parte, quando partiva comunque Thomas, Martinez, non era là, era leggermente indietro, secondo me. Sì, ma diciamo che Thomas, solito regolare, no? Il volpone che alla fine ha fatto podio, anche nelle giornate in cui non era al massimo, è rimasto lì di rifa di raffa, no? Come diciamo. E comunque andrà al tour. Andrà al tour, dice, come gregario, poi bisogna vedere cosa fa la resta della squadra. Chi è? Bernale, Rodriguez. Sì, la Ineos giustamente, come al solito, cerca di presentare più pedine possibili per far bene. È giusto, anche perché la stessa Jumbo, non avendo fatto niente durante l'anno, porterà Van Aert, porterà i migliori, che gli mancano, l'UAE. Allo stesso mi interrompo un secondo perché dobbiamo parlare di cose serie, se dobbiamo parlare di Thomas. Si è lamentato un po' che, visto che va al tour, non può bere tante birre, ha detto. L'ha proprio detto? Ma era il posto giusto qua, a Pieve di Soligo, veniva qua stasera, faceva un bel aperitivo con i fiori e lo potevamo invitare, ecco. Io gli ho parlato, che non l'hanno pagato. Gli ho parlato, gli ho detto proprio today is the day, mi ha guardato male, ho detto questo qua, chissà cosa ci fa qui. Ben O'Connor mi ha dato un po' più retta, ecco. Purtroppo Bardet l'ho cominciato a insultare preventivamente, per il fantaciclismo, e avevo ragione, è stato lui l'ago da bilancia, infatti in maglia rosa abbiamo qua il nostro campione, secondo posto per una manciata di punti, proprio colpa di Romain Bardet. Io per fortuna avevo Pogacar. Complimenti al vincitore. Complimenti. Gentilissimo. Meno questa di poco l'ho vinta, per fortuna. Giambo, non ci sono stati?
Non li abbiamo visti? No, niente di che, solo la volata di Coi, praticamente. Però c'era Fini che ha provato ad andare in fuga. Sì, come Attila Walter hanno fatto un po' di tentativi, qualche piazzamento di... Mi ha fatto molto ridere in Alpago perché non c'era, c'era stata la partenza di tutti, qualcuno è rimasto indietro e visto che c'era il chilometro zero dopo, comunque sono partiti dopo, intanto poi rientrarono senza problemi. A Fini era staccato di una decina, 10-15 secondi. Se qualcuno gli ha urlato qualcosa, lui li guarda e li fa, con calma, e ha acceso il computerino. No, e in più loro erano proprio quattro, infatti, cioè la gente a fianco a noi che non aveva idea e fa, sono finiti i Jumbo? Sì, quattro erano. E da un po' che erano quattro, nel senso già. Però comunque si sono fatti comunque abbastanza vedere. Per quello che potevano. Poi c'è qualcuno che è andato peggio, tipo Cepeda, tipo Chavez. Spariti? Sì, non c'erano. Hanno firmato al foglio firme iniziale, firmato. Niente di più. Sono fatti un po' di vacanza in giro per l'Italia, hanno scoperto la cultura italiana che magari non aveva visto. O hanno fatto la gamba per un delfinato. Ma chiaro, magari. Che ne sappiamo noi. Sapendo che c'era il dominio di Pogacar, tutto il resto era in prospettiva, hanno fatto solo allenamento qui. E comunque, l'altra volta infatti, abbiamo visto lungo. Sulla tappa Paré-Pantre e Bardet, esatto. E la Francia in generale ha destato una buona impressione, Thomas e comunque i fratelli. E Julien Alaphilippe, avevamo parlato di Julien, voi ci vedevate un qualcosa, io comunque vedevo in questi tentativi comunque una gamba, un desiderio di, e c'è riuscito, complimenti. No, bravo lui, da flop che l'avrei messo dopo la prima settimana perché era un tentativo... così raffazzonato, dava l'idea di un fine carriera, invece devo metterlo nei top perché comunque quello più combattivo e la tappa, bene, ma una vittoria. Ma così come Nairo, si è rivisto? Nairo non me l'aspettavo, Nairo non me l'aspettavo. Anche lì, sì. Tappa. Io lo davo già in pensione ormai. No, già in pensione... Ma lì poi subentra l'esperienza, come Thomas alla fine, anche alla Filippe, Quintana, l'esperienza conta. Può aiutare. Io vi faccio una domanda a bruciapelo tutti e due. Vai. Dai, la tappa più bella. E perché? Chi vuole partire? Io dico quella vinta da Andrea Vendrame, veramente gli faccio i complimenti. E dopo è qua anche lui è qua dopo. Andiamo a salutare, a fargli i complimenti, è stato veramente un numero. La Decathlon ha dato questa impressione qui, se posso dare un voto, una valutazione, dato che abbiamo parlato anche di squadre. Dopo vediamo anche le squadre. Tralasciando Connor, veramente la Decathlon dava l'impressione di essere una squadra buona, anche per quello che sta facendo nelle altre gare del World Tour in questo periodo. Quindi sia con Paré-Pantre che i due fratelli che con Vendrame, Baudin, che si è comunque messo in mostra, ha raccolto un qualcosa da belle speranze anche lui, e ha vinto chiaramente la Decathlon, se non erro la classifica, 44 minuti di vantaggio sulla Ineos, merito veramente, complimenti. Vabbè, sarebbe scontato dire la tappa del Grappa per la quantità di gente che c'era dal punto di vista del fascino imbattibile, però la tappa di Alaphilippe, insomma, io la porto nel cuore, insomma, lui ha fatto vedere che si può ancora inventare qualcosa in un ciclismo che, messi da parte i top, in questo giro ci ha fatto comunque vedere un po' di calma. È sempre stato uno dei top, quindi dai. Esatto, non potendo essere più top in quella maniera là, da competere con i migliori, si è reinventato come attaccante e lo ha fatto molto bene. Insomma. Poi Fano, bella Fano, no? Bella Fano. Avevo già detto che era bella Fano, bella estate. Dico anch'io la mia tappa, anch'io sarò scontato, non l'avete detta voi, la tappa di Ligno. Per i 4 minuti quasi che ha recuperato in poco Pogacar, per quella salita che io ho già fatto e so quanto è dura, lui è andato su a 28 di media, poi ha ripreso Quintana senza problemi e è andato a vincere con mezza gamba rispetto... Ma è finito il primo giro, bisogna continuare. Dopo andiamo. Una pausetta e dopo... Così. Andiamo, esatto. Rifornimento? No? Namalto? Namboraccia? Namboraccina? Namboraccina di Spritz. Ma sai che avevamo detto maglia bianca era stato il... Allora, Udebrooks Che eravamo due Tiberi e un Udebrooks, però non per, insomma, non per colpe comunque, sue, è stato male. Io ho indovinato i top 3, sì, la classifica che avevamo fatto, li ho indovinati. No, okay. Avevi messo Connor anche tu? No. Mi pare che O'Connor l'avevamo citato. Io ho messo Connor e io Connor addirittura secondo. Io addirittura ho sbagliato su 3. Che speravi. Ci speravo, Connor. Io l'ho indovinata. O'Connor, alla fine, il distacco che ha dal podio è quello di aver provato a inizio giro a stare con Pogacar, il distacco che c'ha è rimasto intatto. Esatto. E questo è testimonianza di quanto si siano equivalsi poi tutti quanti i migliori. Allora, adesso per rendere più croccante il discorso, croccante, e dopo andiamo a vedere giustamente il criterio. Qualche croccantino si può lanciare qua, ho visto che c'è qualcosa. Allora, vi devo chiedere due nomi flop di questo giro, non i top, perché così? I top li sappiamo, i flop. Così? E dopo anche la squadra. Facciamo prima i nomi e poi vediamo la squadra. La prossima domanda, già ve l'anticipo. Quindi ma potete la pensare. Squadra così perché me la sento. Facciamo prima la squadra. La Française de Jeux, cioè Piti, Groupama. Sembrava Groupama ormai? Groupama.
è rimasto indietro, lui gruppa ma sì, mi aspettavo qualcosina qua e là, si sono nascosti bene e fino alla fine non hanno mollato. Ci sta, no, ci non sta. Ce l'ho a questo momento qui il flop, magari dopo lo splitz ce l'ho. Allora ma aiuta anche la squadra, sì. Neanche un flop così. Hai detto prima, hai detto un Cepeda, hai detto che era nato Chavez. Ma, proprio, no, ma non è che avessi chissà che aspettative, devo pensare uno di cui pensavo. Ok, tralasciando Odebrecht e Lipovic che sono stati male lì, sì. Comunque hanno dimostrato di andare bene, poi se c'è un impedimento fisico chiaramente. Però Lipovic ha fatto una settimana, sarebbe sì. Stato a vedere dopo due, tre settimane. Chiaro, ma è stato male, è stato però male. È stato male, sì, sì. Ha dato una buona impressione secondo me. Non è che non sia forte, chiaramente se stai male. Beh, la porta. Io ti dico un paio di italiani che non hanno fatto, non erano né carne né pesce. Hanno provato una classifica che era impossibile e neanche top 10. Non hanno mai provato ad andare. Zana e Fortunato, entrambi secondo me potevano fare una scelta più decisa. Cioè, vado sulle tappe, ci provo, vado in fuga, attacco. Abbiamo visto che comunque c'era qualche spiraglio da questo punto di vista. Hanno invece mantenuto lì la ricerca di una top 10 che poi non è neanche arrivata, insomma, secondo me scelta sbagliata, poca gamba probabilmente, ma potevano fare meglio anche dal punto di vista tattico. Ma quindi boccerei anche io interamente la squadra. Iwan non si è visto? Sì. Ha fatto un secondo, un terzo. Sì. E Iwan primo giro d'Italia che finisce. Quarto giro a tappe che conclude nella sua carriera. Dicevamo anche di Merlier che non avrebbe finito il giro. Però l'ha finito. L'ha finito tre vittorie. Diciamo che i velocisti, la percentuale, adesso bisogna guardare le statistiche, mi sembra che la percentuale di velocisti che hanno finito il giro è più alta del solito. Quello positivo, bello, mi è piaciuto questo. Okay. Io vi dico un flop che un velocista non l'avete nominato perché non ve lo siete neanche ricordato, perché non si è neanche fatto vedere, che è Jakobsen. Bastava il salterello. Purtroppo quei dissuasori di velocità dove partiva una volta Julio Alberto Perez Quapio, appena vedeva un 1% partiva, per lui era, per Jakobsen, già fatali per staccarsi dal gruppo. E niente, vabbè, poi è caduto, però comunque onestamente non è più. E comunque anche il suo compagno di squadra Tobias Lund Andersen. R, non so dove la mettiamo. Dopo un giro di Turchia che ha vinto tre tappe, non si è mai visto. Chiaro, poi sono andati più forti gli italiani. Con tutto rispetto per il giro di Turchia, comunque. Però comunque c'erano velocisti, dai. C'erano aspettative, diciamo che il pregiro dava qualche indizio che poi non è stato mantenuto. La squadra che non ce l'hai detta? È la Jaico. Allora, per me, sì, perché ma la Jumbo Visma, Visa Bike, no? Decimata. Non puoi dirgli fin là perché comunque hanno portato a casa una tappa, ha provato i tentativi di fuga e è andata così, non puoi bruciarli. No, mi dimenticavo gli occhiali, non li ho portati. Che li hai cambiati però, visto l'altro giorno. Sì, perché come dicevo, insomma, ciclismo Sconti mi dà tanti tanti impulsi, in bocca sempre, e quindi oggi proprio ogni giorno dimenticati. Offerte, peccato dimenticati. Perché oggi qua era il posto ideale per sfoggiare, sì, i nuovi occhiali. Perdono, però non dimenticate di andare nel canale Telegram e continuare a seguire, perché merita. Ovviamente il link è qua sotto in descrizione. Adesso vi dico il mio flop. I miei flop. Domenico Pozzovivo, un nome. Cosa gli vuoi dire a un quarantenne? Secondo me no, doveva provare almeno una tappa, non devi provare la classifica. Qua adesso il criterium potrebbe correre con gli ex pro, dai, come età. Ma come dai. Ho detto, non mi ricordo in che diretta, che non deve provare a fare la classifica, l'avevo detto già alla prima settimana, deve provare almeno a vincere una tappa, ma anche se non la vince, deve provarci. Ha insistito per la tappa, ha provato a buttarsi dentro qualche fuga, ma nelle fughe quelle sbagliate, secondo me è un flop. Poi se vogliamo andare a vedere i premi del non sono interessato che ha dato il magro, Cepeda e Chavez ci possono stare anche loro, ma questa è proprio un'altra classifica, non sono interessato. Ma anche se avesse avuto la gamba Pozzovivo, scusa, cioè ci ha provato Quintana che aveva più gamba di lui, ci ha provato altri da lontano nelle tappe di montagna difficili, ma poi Pogacar, cioè non ha lasciato, a parte poche occasioni, ha dato l'impressione anche con Pellizzari, è stato quasi un dispiacere che gli abbia portato via le tappe, quindi... A me dispiace più per Giulio, perché veramente per quello che ha dimostrato, lui, per come si è fatto conoscere, sì. Ha molto tempo e chissà che magari tra pochi anni vincerà un grande giro, perché dal prossimo anno lo danno già la Red Bull Bora, sì, quindi uno dei squadroni, secondo me dal prossimo anno quello che avrà più budget in che assoluto. Per tornare al discorso delle squadre del Tour che stavo dicendo prima, la Bora sarà la terza forza del Tour secondo me, perché c'è UAE, Jumbo e prima ancora della Ineos vedo una Bora che... sta migliorando con l'ingresso di Red Bull, con la formazione che presenta, sì. Occhio anche alla Decathlon, secondo me. No, chiaro. Arrivati proprio a squadra. Chi hanno di classifica? Secondo me non penseranno alla classifica lì. Giocheranno più per fare un sacco di risultati parziali. 2016. La classifica squadre, perché anche se hai degli squadroni davanti, è difficile. Stavolta è difficile. La Bora è buona. Vi racconto voi questa chicca di Gal.
forse voi l'ho già raccontata, esatto, a loro non l'ho detta, che Gala e Pugacha sono del stesso anno come il mio, nel 2016, da junior su un anno, Felix Gala ha vinto il mondiale, quando Pugacha nessuno se lo cagava ancora. Poi qualcosa è andato storto, mi sa, tra i due. Però qualche gara l'hai fatta anche tu con Poggi, no? Cioè, sì, sì, l'ho visto io, sì, sì. Te, quindi... mettiamo le foto in sovraimpressione. E puoi dimostrare che... Esatto. Poi anche, la anche tu hai fatto una carriera. Qualcosa è andato storto, mi ora sa. Ora la carriera è passata in, questi, in questo esatto. ambito giornalistico esatto, e fantaciclistico. Esatto. Ricordiamo però che bisogna lasciare un bel like e condividere il video. Perché sì, sennò perché non... se non condividi il video, perché lo guardi, esatto. Fa la visualizzazione, ma se non lo condividi, esatto. Non metti il like. È gratuito. Sì. Come ci prendiamo sport? Resta lì, resta nella terra di è mezzo, gratuito. Non fa niente. Esatto. E mandatelo un po' a tutti i vostri amici, girate, condividete. Parenti, compari, nipoti, tutti. Ma tutti. Sì, poi beh, tre bei ragazzi così, insomma. Magari trovo anche l'amorosa Vazza. E Nicola è libero. Alla ricerca. Neanche la ricerca, però deve trovare, magari sai, lo spunto. Parliamo il giorno di ciclismo giusto. O parliamo di... L'occasione, so, fa l'uomo ladro, no? Quel che è ciclista? Non so se... ecco così. Riesci, siamo nel posto giusto. Vediamo. Diciamo che bene, tu hai una donna che è comunque amante del ciclismo e questo aiuta, insomma, è qui con noi questa sera perché accompagna, segue la tua passione. È non è da tutti, quindi insomma... Giusto. Quindi bene. Bene. Giusto, giusto. Andiamo. Direi che abbiamo dato... Ultima cosa, ultima domanda. Andiamo a vedere. Questa è l'ultima, l'ultima. Me l'ero dimenticata prima. Chi vi ha stupito in questo giro? Ah, uno stupendo. E non vale Pogacar perché... Vabbè, allora Pellizzari, io dico Pellizzari. No, io Dani Martinez, cioè, lo vedevo un uomo da classifica fin là, da top 10, ho detto, va bene, andrà, uscirà, entrerà in classifica. Un Bardet invece è stato il più solido, alla fine ha deciso che la classifica voleva fare, l'ha fatta bene, a me è piaciuto, non me l'aspettavo. Colombia, sempre. Beh, vamo Colombia. Ha dimostrato tanta forza di volontà, Giulio doveva ritirarsi, dicono, il giorno dopo era l'attacco, si è guadagnato non la tappa Giulio, ma la maglia rosa di Pogacar e gli occhialini e dopo sul grappa ci ha provato. Bravo, e Bardiani Giulio, bene sempre, De Colombia para il mondo con Dani Martinez e Einer Rubio. Io vi dico un nome invece, Gorg Steinhauser, l'ho conosciuto l'anno scorso, buono, buono. Per sbaglio. L'ho conosciuto a Livigno, io ho fatto le ferie là perché sapevo che erano in mezzo ai ciclisti, poi non sono uscito da Livigno perché sapevo che era troppo dura, però ho conosciuto Steinhauser, fatalità quel giorno, molto simpatico, ci ho parlato, mi ha raccontato che doveva andare alla Vuelta, il suo primo grande giro, quest'anno l'ho visto che planava, quindi... Ma in che lingua avete parlato? In inglese, ho provato a parlare in inglese. E allora sei avanti. E allora possiamo aprire nuovi orizzonti con questi possiamo video, possiamo andare a intervistare bene, anche però... gli stranieri dei Criterium. Esatto, adesso andiamo a guardare il criterio. È ora, che è ora di andare, parlare. L'aperitivo chiama. Vediamo cosa succede. Buona serata a tutti, grazie. A più tardi. Partite subito, pronte ad affrontare la prima curva. Circuito da ripetere 15 volte. La famosa maglia Green Pass, la maglia storica. Rimani nella storia adesso, anche per i successi probabilmente del ciclismo, però...